Telefoni per un controllo. Dov'è l'apparecchio? Ma perché non ve lo portate via? Mi do solo seccature. Comunque è là. Grazie. Sì, sì, la situazione è proprio questa. E secondo me non c'è niente da fare. Ma non possiamo neanche chinare la testa così, boy d'un mondo. I soldi li ho sempre spesi dopo averci ben riflettuto. E non mi va di allentare la borsa per quei farabutti. Dici bene tu, ma quelli se non paghi ti distruggono tutta una vita di lavoro. Di lavoro e di sacrifici di ogni genere, anni di sudore. Ma appunto per questo. Se vengono da me li piglio a calci nel culo. È quello che dico anch'io. Io per parte mia ho detto no. Chiaro e tondo. Dipende da noi. Ecco perché volevo parlarvi. Quello che dobbiamo fare è ottenere il massimo numero di adesioni da tutti gli altri negozianti della zona. Guarda Giovanni che quella gentaglia non scherza. Vedi, mio cugino ha un negozio in via Porrettana e pagano, ma almeno facendosi vedere decisi hanno ridotto notevolmente le pretese di quei delinquenti. Io non lo so, dico francamente che ho paura. Cosa vuoi radunare? Dovevamo essere qui almeno in 10. E chi si è presentato? Io e lui. Peggio per loro. Nel quartiere Galvani prima hanno cominciato a chiedere 100.000 al mese. Ora stanno a 300.000. Io non vado mica a rubare. Secondo me c'è poco da fare. Con tutti i problemi che abbiamo, guarda un po' di cosa ci dobbiamo occupare. E con la roba che costa ogni giorno di più. A chi lo dici?
Certo che siamo arrivati a un momento molto difficile. E chissà come andrà a finire. Ma speriamo bene, speriamo. Vengo subito, signore. Buongiorno, desidera? Mi dà del pane in cassetta. Questo va bene? Sì, grazie. Te lo metto sul conto? Sì, grazie. Bisogna decidersi, andare da ognuno e cercare di convincere. Io vado da Pescantini e stasera telefono a Giuliani e Soffici. Tu sei amico di Amidei. Figurati, quello ha più paura di me. La miglior cosa è vederci tutti domattina. Sì, facciamo domattina. Va bene, d'accordo. Abbiamo fatto. Buongiorno. Buongiorno. Ripuliamo il quartiere. No, no, io preferisco la lineatura. E allora la polizia che ci sta a fare? Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. Avanti. Veramente avevo detto che non voleva altra gente, ma avevo bisogno di alcuni documenti. Vieni, vieni, Marchetti. Mi dispiace di insistere. Ma lei conosce quelli che hanno provocato l'esplosione nel suo bar? A noi risulta che lei aveva già ricevuto delle minacce. Allora, chi è venuto a parlare con lei? Non è venuto nessuno. Ecco, commissario.
Accenni di sì se riconosce qualcuno. Lo guardi bene. È lui? No. E questo? Questo? Riconosce questo? È lui? Si chiama Valli. È lui, eh? Allora, lo riconosce? È lui, vero, che l'ha minacciata se non pagava? Commissario, non insista. Mi dispiace, ma non posso permetterle di rivolgergli altre domande. Grazie. Prego, commissario. La solita storia, non parlano. Sì, purtroppo. Comunque hai notato come ha reagito quando ha visto la foto di Valli? Non è una denuncia, ma è già qualcosa, non ti pare? Beh, sì. Papà, che cosa ha detto? Ha detto che non ha intenzione di cacciare nemmeno una lira. Ah, ha anche aggiunto che si azzardino pure a venire qui, tanto lui non ha paura. Ma io sì. Abbiamo finito. Come? Abbiamo finito, ce ne andiamo. Ah, benissimo, grazie. Allora, funziona questo telefono? Certo, adesso lo proviamo chiamando dalla centrale. Hai preso tutto? Sì, sì. Buongiorno. Andiamo, su. Arrivederci. Arrivederci. Dammi un gettone. Tieni. Posso fare una telefonata? Prego, si accomodi. Grazie. Anche questa è fatta, così imparano a fare gli stronzi. Lo sai che sei un bel paraculo? Sai chi è il vero paraculo? Il proprietario del bar. Ha avuto un lungo colloquio con il commissario. Che ne dici? Eh? Su, dimmi qualcosa. Dico che se quello ha parlato di te, allora sono cazzi suoi. Thank you.
Eccomi qui. Tutto bene? Prenda questa pasticca, vedrà che la calmerà. Eravamo 12 figli. Mi pareva di rubare il mangiare che non bastava. E perciò presi la decisione. Così un bel giorno mi arruolai nella polizia. E ci sono rimasto. Sotto i nostri occhi lo hanno ammazzato. Stiamo collezionando delle figure di merda. E non serve punire la gente di guardia. Ha visto il rapporto della scientifica su come hanno provocato l'esplosione? Un metodo di guerriglia che rende insicura la vita dovunque. La gente non ha più fiducia in noi e parla apertamente di farsi giustizia. E quando riusciamo a mettere le mani su un delinquente, dopo 2 giorni ce lo ritroviamo tra i piedi. Abbiamo a che fare con gente organizzata, con tecnici di prim'ordine, che forse conoscono la legge tanto quanto noi. E questo è il punto. Noi invece disponiamo di uomini che purtroppo sono quelli che sono. Il poliziotto in Italia è ancora un uomo buono per tutte le stagioni. Non le pare? La sua vecchia idea, caro Griffi, di organizzare squadre speciali, eh? Un'idea ripetuta 100 volte. E gliela ripeterò finché non mi darà ascolto. Sono testardo, non mi arrendo facilmente. Beh, dire testardo è dire poco. L'addestri la sua squadra. Andrà bene per il futuro. Rimane il fatto che ora brancoliamo nel buio. Non è esatto. Le esplosioni nei negozi sono opera di Valli. Il proprietario di quel locale si era tradito. E un mio agente ha visto Valli nei pressi del bar poco prima dell'esplosione. Un po' poco, mi pare.
Finora è sempre riuscito a cavarsela per mancanza di prove. Non siamo mai riusciti a incastrarlo. Come pensa di agire? A modo mio. Intendiamoci subito, Griffith. A modo suo, ma nei limiti della legge. Se le sue squadre speciali andassero in giro in borghese e armate, se lo immagina che cosa potrebbe accadere? No, la gente se ne frega se la polizia ha una bella divisa o è in borghese. La gente vuole essere protetta. Glielo dico io cosa potrebbe accadere. I disegni di provocazione e di terrore andrebbero in crisi. Sì, sì, capisco cosa vuol dire Griffith. Ma l'importante è che gli impulsi emotivi conseguenti alle stragi non ci spingano a provvedimenti inaccettabili. Perché inaccettabili? Perché per difendere l'ordine pubblico non si può travolgere la democrazia. Intanto quelli continuano a sparare e a usare gli esplosivi. Siamo tutti impegnati a cambiare la polizia nel senso della qualità. Separeremo i veri poliziotti da quelli destinati agli uffici. Archivio. Non so se c'è qualcuno. Prova. Ah, la stanza del commissario Griffith. Là. Ma è incazzato. Te l'ho già detto mille volte. Io me ne infischio delle circolari. Avanti. Ciao, Broggi, accomodati. Bisogna fare come dico io, porca miseria. Sono stato chiaro? Al ministero. Va pure. Grazie. Copiare. Bravo. Mi fa piacere rivederti. Anche a me fa piacere rivederla, dottore. Sono venuto a trovarla perché da oggi rientro a Bologna. Sa, ho trovato un posticino. Sì? No, no, non credo. Sì, pensaci tu. Dicevi? Stavo dicendo che ho trovato un posticino tranquillo. Mi sono fatto trasferire in archivio. Beh, lei lo sa bene, a Milano sembrava di stare in prima linea. Un po' di riposo me lo meritavo, no? Oh, certo. A Milano è stata dura. A momenti mi ammazzano. Beh, lo sa come vanno certe cose. Se la mala svaga che sei un poliziotto non perdona. E a me, francamente, cominciava... Ti sei ingrassato. Ti ci vuole un po' d'addestramento. Beh, ingrassato proprio non direi. E poi addestramento per fare cosa, scusi? Per mettere i timbri? No. Per aiutarmi. Per trovare Valli. No, non conti su di me, dottore. Vedremo. Sì, sì, te la sei fatta sotto. Ma quanto è stronzo questo. Ehi, ci siamo fatti crescere i baffi, eh? Guarda, guarda, si vede che... No, bello, ragazzi. Oh, ci ritroviamo. L'erba cattiva, ciao. Sai. Ho saputo della sparatoria, eh? Ciao, Gianni. Ciao, Marchetti. Salve. Seduti. Certo che il commissario ha ragione. No, no, la polizia. Sì. Anche la paga, scusa. Rivalutata prima di tutto. Spegni pure. Attentati ai treni, ai telefoni, alle fabbriche, ai supermercati. È come una guerra. Se nelle città mancherà la luce o l'acqua, bisognerà far fronte alle emergenze più drammatiche. Solamente rispetto all'anno scorso, le rapine sono aumentate del 30%, i sequestri di persona del 70%. 40 agenti di polizia e carabinieri sono morti negli scontri contro i criminali o in attentati. È mia opinione che la polizia non deve essere rafforzata numericamente, ma qualitativamente. Basta pensare che in Francia c'è un agente ogni 1.310 abitanti. In Inghilterra, uno ogni 1.480. In Italia, uno ogni 230 abitanti.
la maggior parte dislocati negli uffici. La media annua delle armi sequestrate o ritrovate è da definirsi impressionante e in continuo aumento. Nei primi mesi di quest'anno sono stati sequestrati 25 mitragliatrici, più di 1000 moschetti da guerra, 1200 bombe da mortaio, 5000 rivoltelle, 6000 bombe a mano, senza considerare la droga sequestrata in Italia a quintali. Uno sporco traffico che rende miliardi. Negli ultimi due rastrellamenti sono stati trovati 1100 candelotti di tritolo, 400.000 cartucce, 50 fucili da guerra, 120 bombe a mano, un vero e proprio arsenale. Con le armi trovate l'anno scorso si potrebbero armare 4 moderni reggimenti. Molto spesso la polizia è meno armata di loro. Due sole cose non devono esistere nella polizia e che non lasciamo volentieri agli altri. In un paese in cui l'inflazione e la crisi economica hanno portato all'aumento di ogni tipo di reati, dai piccoli furti alle rapine, dall'insolvenza fraudolente all'omicidio, due cose, dicevo, non devono esistere nella polizia. Paura e corruzione. Noi non possiamo avere paura. E dobbiamo essere assolutamente integri. Ricordatevelo, perché io me lo ricorderò. Troppo a terra. Ah, ho capito. Ci riprovo. Più alto devi tirare. Sì. Lo stesso. Ripetiamo lo stesso, eh? Quando mi prendi qui, tirami più in alto. Va bene. Vai. E va meglio. Vedi che è molto più efficace, sì, così? Un'altra volta. Vuole un po' di birra, capo? Ah, sì. Grazie. Dai, non temere, non puoi farmi male, non sono una donna. Ci sono donne criminali. Ci sono, ci sono. Fammi allenare anche contro di loro. Ma che stai dicendo? Oh! Ai! Attento, para questa. Ai! Ci sei riuscito, eh? Dai, ancora. Dai. Rogi, hai visto? Accidenti a te, a quello che mi chiama. Non ti distrarre mai, ricordalo. Tappetini! Tappetini, 1000 lire un tappetino, roba buona di prima qualità. Ciao Tonio, che mi dici? La gente ha paura, non vuole parlare. I nostri confidenti fanno finta di non sapere niente. Due uomini di Valli, Platania e Corsi, sono stati visti insieme spesso in un ristorante di periferia in via Lanfranchi. Ma è una traccia vaga. E questo è tutto? Io sono convinto che Platania e Corsi potrebbero essere i due finti operai dei telefoni. Ma come si fa a provarlo? Chi li ha visti è morto. Forse stiamo solo perdendo tempo. Il nostro mestiere è fatto così. E Valli? Valli, ancora niente. È molto importante. Tu continua a pistare, mi raccomando, eh? Grazie. Grazie a lei. Ciao. Tappetini! Tappetini! Ehi, le devo il resto!
Sì, va bene. Va bene, ho capito. Senti, tuo fratello dice di stare in campana. Mm. È in gamba tuo fratello. Molto in gamba. Vedrai che prima o poi diventa qualcuno. Sì. Credo anch'io. Sfruttando le donne. Un bel mestiere. È poco pericoloso. Un giorno ha messo due mignote sotto la casa di un onorevole. La polizia gli ha chiesto per favore di spostarle. Ma perché si fa chiamare il tunisino? Oh, un po' l'aspetto del tunisino ce l'ha. E poi per darsi importanza dice che fa effetto sulle mignote. Vorrebbe che lavorassi per lui, ma non è il mio genere. Lo conosco bene quel mestiere. Senti, quando si tratta di grana, che te ne frega? La burocrazia ci seppellirà tutti prima o poi. Speriamo che sia la burocrazia a farlo. Si trattano bene i platani e corsi? Niente male. Io avverto il direttore, tu fissa un tavolo. D'accordo. Buongiorno. Buongiorno. Va bene così? Sì, siamo in due. Senta, scusi. Ciao, Valli. Sai dove andare, di' alla tua amichetta di fare la brava. Va bene, vattene subito a casa. Ti telefono stasera, ciao. Mi dispiace per Platania. Non era molto utile, anzi negli ultimi tempi era diventato un lavativo. E poi che ti frega, occupiamoci di noi piuttosto. Forse per un po' di tempo dovrò fare a meno degli esplosivi. Tu non rinuncerai mai ai tuoi giochetti. Vai al solito rifugio. Fossi matto. Come facciamo a rintracciarti? Mi faccio vivo io. Thank you.
Anna, conosci la vedova Marchetti? No, ma so tutto. E sono tanto addolorata per suo marito. Grazie. Se posso esserle utile in qualche cosa. No. Grazie, signorina. Se mi permette, non sposi mai un poliziotto. Il carico è arrivato? Sì, Bertie, oggi. Con la polvere? Sì, certo. Smerciamola subito. Chiama gli uomini, non voglio rischiare. Li ho già chiamati, tra un'ora la merce è sul mercato. E tieni sui prezzi. D'accordo. Ciao. Ciao. Dentro quando esce? È uscito. Com'è che non l'avete detto? L'operazione che hai ordinato è avvenuta un'ora fa. È uscito solo? No. Quando uno esce di prigione c'è sempre qualcuno che si accoda. Sono evasi in quattro. C'è Valle di là. Che cosa vuole? Non me l'ha detto. Di che umore è? Chi ci capisce niente con quel pazzo? Quel fanatico. Meno lo vedi e meglio è. Questi sono affari miei. A proposito, come va con quella banca? Tutto sistemato. E per domani? Alle 9 precise. Bravo, Gaspar. E a Valle, che gli dico? Facciamolo aspettare. Vabbè. So che sei un bel ragazzo, ma... Ma voglio un passaporto, con un nome completamente diverso. E perché? Tu sei tranquillo, vero Bertie? Su di te c'è un'istanza di estradizione, ma... ci sono anche... schiere di avvocati, amici potenti che ti proteggono. Finché dura.
E tu invece hai i piedi sul fuoco. Abbiamo fatto troppo chiasso con le bombe. Ma no. Vedi, ogni giorno in Italia crepano almeno 40 persone per incidenti stradali. Un morto di più, un morto di meno, chi vuoi che gliene freghi? Non so, sento che per un poco è meglio stare in vacanza. Sai, io sono come un gatto, lo sento il terremoto quando si avvicina. E chi è il terremoto? Griffin. Con quello ormai è una questione personale, la sistemerò prima di partire. All'ultimo momento? All'ultimo momento. Le cose più importanti tu le fai sempre quando ti trovi con l'acqua alla gola. Non sono con l'acqua alla gola, Bertie. Ma hai bisogno di soldi? Di molti soldi. Beh, questo non è un grosso problema. Quelli non mancheranno mai finché le banche ne saranno piene. State tranquilli, sono un operaio della SIP, sono vero. Signora, dov'è il telefono? È là in fondo, a sinistra. Grazie. Non si sa più chi è vero e chi è falso. Fermi! Questo è vero. Quel cornuto. Ho un male boia. Qui parla il commissario Griffi. C'è stata una rapina. I banditi sono fuggiti con una giulia di color celeste. Manda fuori subito la brigata speciale. Passo e chiudo. Come brucia, non ce la faccio. Porca Eva, sta buona adesso che ti portiamo da un medico. Medico un cazzo, io non mi fermo perché quello stronzo si è fatto beccare da un poliziotto di merda. Che credi? La tangenziale. Quel
maledetto continua a inseguirci. Rallenta un poco. Vi insegno io a romperci le palle. Attenzione, per abbandonare la città non possono che essersi diretti verso la tangenziale ovest. Raggiungete la cintura esterna. Adesso provo a beccarli. Gioca il tutto per tutto. Reggetevi forte che mi infilo nel traffico. E spingi quel motore. Continua a sparare, pezzo di merda! Vai in galera. E il tuo padrone ti raggiungerà. Quale padrone? Io non ho padrone. Parlo di Bertini. Finirà dentro. Sta buono. Vedi, tu prendi ogni cosa come se fosse sempre uno scontro frontale. Forse perché sento la giustizia come ragione di vita. E in questo non vado a mezzi termini. Hai ragione, vivo solo per questo. Evidentemente poliziotti si nasce. Dici? Tu non credi? Cambiamo argomento. È meglio. Anna. Senti, io ho sperato di avere almeno una parte della tua vita. Ma mi accorgo che mi sono illusa. Ti riaccompagno a casa.
stai bene? Non mi toccare, non mi toccare! Su, calmati, cara. È finito tutto. Calmati. Beccati questa. 5 tiri, 5 centri. Ma va là che hai un culo che fa schifo. Culo, eh? Sì, proprio culo. Perché si vede? Che è successo? Niente! Mentre voi altri giocate al bersaglio contro un pezzo di cartone, il citaccio che prende per bersaglio me. Lo sapete chi ha sparato? No, chi è stato? Valli! L'addestramento è finito, cambiatevi. E voi, invece di fare gli acrobati, andate a Bologna, setacciate la città e trovatemi Valli. Ci vediamo stasera. Il tunisino. Beh, ciao. Ciao. Il fratello di Platini, quello che chiamano il tunisino. Si è rifatto vivo. Dove l'hai visto? Dove bazzicava prima, alla Montagnola. Qui. Molto bene. Tu sei nuova, eh? Non ti ho mai visto da queste parti. Buona la zona, vero? Questi sono affari miei. Ridammela! Giù le mani! Se vuoi battere, vai da un'altra parte, perché questa è zona mia, hai capito? E questi soldi me li tengo io, va bene? Ma sei tu che la proteggi, eh? E vieni a rompere i coglioni nella mia zona. Fermo! Fermo, ti sparo in bocca! Come stai, tunisino? C'è pure lei, commissario. Avanti, sali in macchina, muoviti! Tu vattene a casa finché sei in tempo.
Grazie. Ma che? Tutta la polizia che si scomoda per me. Eppure lo avete sempre saputo che mestiere faccio, no? Sono mica il Capone. Ma che succede, commissario? Stavolta sei nella merda fino al collo, non ti pare? Eh? Hai aggredito e tentato di uccidere un poliziotto. Ci sono dei testimoni. Tentato omicidio è grave. Come minimo 12 anni. Ditemi un po', commissario, ma perché vi siete messi in testa di fottermi? Noi? È la legge. Un vecchio proverbio dice che la legge è come la minchia. Si allunga e si ritira, a seconda dei casi. Stavolta la legge si è allungata. Prima o poi doveva accadere. Brutta fine ha fatto tuo fratello per stare con Valli. A proposito, tu Valli lo conosci, no? Dove si nasconde? Finalmente vi è uscito fuori il rospo. Ma io non lo so dove si nasconde Valli. È un peccato. Comincia a pensare a un altro mestiere. È un mio consiglio. Quando uscirà di galera sarai troppo vecchio per farti mantenere dalle donne. Non ti pare? Ve lo dirò. Vista com'è facile? Brigadiere, metti un foglio in macchina. Questo nostro amico ha un sacco di cose da raccontarci. Non è una denuncia. È una semplice testimonianza. Gli elenchi che mi aveva richiesto. Grazie. Prego. Complimenti, commissario. Senza offendere nessuno, ma lo sanno fare bene le battone le vostre poliziotte. Ci sono cascato come uno stronzo. Ma davvero non te ne eri accorto? Proprio no. E dire che io me ne intendo di puttane. Di puttane e di figli di puttana. Tu rimani di guardia. Va bene. Andiamo.
Gianni! Dove è fuggito? Da quella parte. Prima o poi lo prenderò. Ormai siamo arrivati al culmine. Un altro poliziotto ci lascia la pelle e Valli se ne va indisturbato. E pensare che la segnalazione del tunisino era esatta. E ve lo siete fatto sfuggire. Lo deve catturare, commissario. Anche per l'opinione pubblica. Oh, per quello che si sa, Valli era soltanto uno squallido ricattatore di negozianti. Improvvisamente gli è scattata una molla. È cambiato. Ha cominciato con la dinamite ed è diventato il criminale più feroce che abbia conosciuto. È venuta fuori la sua personalità perversa. Non può fare a meno di esibirsi e sfida il mondo intero. Come se volesse richiamare l'attenzione su di sé. Esatto. Lei capisce che noi non possiamo fare altro che accettare la sua sfida. Ho sguinzagliato la brigata speciale. Che vuole di più? Più di 24 ore non possiamo lavorare. Griffy, le do carta bianca. Faccia quello che le pare, ma entro 48 ore voglio quell'uomo. Carta bianca? Benissimo. Thank you.
Scusami. Scusami, lo so, era un tuo amico, ma non avevo altro sistema per rintracciarti. Tra l'altro abbiamo faticato non poco per farlo parlare e portarlo qui. Io volevo soltanto salutarti. O pensavi di andare via senza neanche un salutino? Lascia che ti spieghi. Mi hanno ricattato, non potevo fare altrimenti. Davvero? E chi è stato? Griffy. Griffy mi ha incastrato, lo capisci? Sistemerò anche lui, non ti devi preoccupare. Guarda, questa valigia è piena di soldi, prendili, sono tuoi. Ti chiedo solo una cosa, di lasciarmi andare. Te ne vuoi andare? Sì, sì. Ti sei organizzato bene. Entri nell'aeroporto attraverso la rete. Senza controlli. Però hai commesso un piccolo errore. Ti sei organizzato senza dirmi nulla. Cos'è? Hai paura? Ma non è il caso. No, no, guarda, non averne, non averne. Ti prometto che non ti tocco. Te lo giuro. Buon viaggio. Forza. Scendi. Dai, su. Te l'ho detto. Griffy mi ha ricattato. Dai, cammina. Comincia. Sei di parola, eh? Oh, no. Dai, avanti. Radilo a zero. Prendete la valigia. Porca miseria! Dobbiamo trovarlo! E l'unica maniera è creargli il vuoto intorno. Arrestate chiunque può avere a che fare con Valli. Lo voglio entro 48 ore. Ci vuole culo in queste cose. Va bene, ci vuole culo. Chi dice il contrario? Andate! E ricordatevi! Me lo dovete trovare! Mi sono spiegato? Via! Thank you.
nel fesso. Lo so che stavi qui con Valli e che gli hai dato il tempo di fuggire. Colpe 1 a 4. Spostatevi nella zona scalo merci San Donato. Ricevuto? Sì, ricevuto. Chiudo. Mi dovresti pure ringraziare. 200.000 al mese è un regalo. Solo l'assicurazione ti costerebbe molto di più. È un affare. Dammi retta, va? 200 al mese? Ma io sono pieno di cambiali. Ma come faccio? Come fai? È lui? Sì, è lui. Ah, questi non sono affari miei. 200.000 in contanti. Passerò tutti i 200.000 mesi. Cose? Purtroppo mi servono, capisci? Te li ho prestati e adesso non so come fare per pagare il sarto. A che ti serve un vestito nuovo? Tanto in galera ci resti lo stesso fin quando... Non ci dici dove sta Corsi? Brigadiere, glielo dico subito dove sta Corsi! Ma è un miracolo! Terza edizione. Continuano gli arresti a catena dei presunti complici di Valli. Ma in cambio, la giornata registra ben 5 evasioni dalle carceri. Ciao, Corsi. Fermo, eh? Polizia. Andiamo, dai, non fare stronzate. Ma che volete? Te lo dico dopo. Non vedi? Ci sono due amici che ti aspettano. Ultime notizie. È stato arrestato Giovanni Corsi. Sembra trattarsi di uno dei due individui che avevano posto l'esplosivo nei telefoni. Pare inoltre che abbia preso parte alla feroce eliminazione del tunisino e che sappia dove sia il bandito Valli. Cameriere, un caffè. Bertì. Come? Sì, sono io. Ho bisogno d'aiuto. Stammi bene a sentire. Sto a secco e ho bisogno del passaporto. No, no, non posso venire. Devi venire tu da me. Sì, sì, lo so che hai chiuso il night, ma non me ne frega niente. Ho bisogno di soldi. Di più non ho potuto rimediare. Ci hai incasinato tutti. È l'ultima volta che ti chiedo qualcosa. E il passaporto? Te l'ho portato, ma se non ti levi dai piedi entro oggi... Non è la polizia che ti fa fuori, ma noi. Tieni. Mi avete bruciato, non vi servo più! Figlio di puttana! Questo fa quello che mi pare. Ecco il commissario! Commissario, perché Valli ha ucciso Bertì? È un pazzo, le sue azioni sono imprevedibili. Scusi, commissario, è vero che gli arresti delle ultime ore sono tutti in relazione a Valli? Ed è vero che tutte le azioni di Valli sono una sfida alla polizia e in particolare a lei? Ah, non a me, direi che è una sfida all'intera società. E chi vincerà? Non è una partita di calcio. Ti fa aspettare delle ore e poi... Che vuoi fare? Ci sarà più evasivo del solito. Ragazzi, oggi c'è una sorpresa per voi. Vi ho portato della roba veramente buona. Ce l'hai l'erba? Ma quale erba? Quella è per ragazzini. Oggi ho la neve. Questa viene direttamente dalla Turchia. È la migliore che c'è sul mercato. Perché non la provate? È meglio dell'erba, sapete? Ehi, fammi sentire. Tieni. Domandatela a lui, che l'ha già provata. Vi faccio un prezzo ridotto per studenti. Dove andate? Non la volete? Dove andate? Oh, ma... Fermati! Non fare lo stronzo!
Queste. Ti ho fatto una domanda, rispondi! Da Pier! Chi è Pier? Chi è Pier? A una discoteca! Dove? Dov'è questa discoteca? Lasciami, ti ci porto! Avanti, alzati! Buongiorno, Bendo. Io non so proprio se per te oggi è un buongiorno. Come, scusi? Tu dovresti essere Pier. Infatti... Con chi ho il piacere? Senti, con me è meglio che non fai tanto la chicca. Guarda che chiamo la polizia, eh? Sorpresa. Io sono la polizia. Ma no. Ma sì. Quanto sei bello. Mai. Se c'è una razza che non sopporto, sono quelle che fanno il tuo mestiere. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che fornisci la droga a un sacco di gente che voglia i loro nomi. Aspetti, sta arrivando una cliente, dopo le dico tutto. Va bene, ma non fare scherzi, eh? Buongiorno. La roba. Dammela. Ma di che parla? Ai... Oggi culo ce l'ho avuto io. Ma che è successo? Perché ci hai messo tanto? E a te che succede? Perché stai uscendo? Perché è meglio attraversare la città di giorno in mezzo alla gente che di notte. Andiamo via. Sì, e di corsa anche. Dammi il tempo di prendere qualcosa, ci metto 2 minuti a preparare la valigia. No. Senti, Rita, non vieni con me per ora. Mi accompagni fino a un certo punto. Poi cambierò mezzo di trasporto. Dai. No, questa zona è stata già setacciata. Ci è sfuggito solo D'Andrea, ma non mi risulta che conosca Valli. Stanotte invece arrestiamo questi. Dalla lista manca Gentili. E... Dimmi. Bene. Tieni.
Volpe 2, Volpe 1. Volpe 2, Volpe 1. Commissario, ho rintracciato la persona che stiamo cercando. È in auto con la sua ragazza. Mi trovo in questo momento a largo caduti del lavoro. Da quanto ho sentito, si sta preparando ad abbandonare la città. Ha salutato la ragazza. Ora sta attraversando la strada di corsa. È salito sull'autobus 29. Commissario, adesso la lascio. L'autobus sta partendo. La prossima fermata a pochi metri da qui. No, Brogi, non farlo. Aspetta, ti raggiungo subito. Porca miseria, ha già chiuso. Andiamo. Aiutiamola! Piano!
Via! Figlio di puttana! Finita! Chi sei, Marco? Eh? O te ne hai ammazzato? Vieni, vieni!